nuova puntata di Personal Branding Stories. Abbiamo una food blogger siciliana, Teresa Armetta. Ciao Teresa. Ciao Leo, sono contentissima di questo invito, grazie. Da quando ti ho conosciuto, insomma, ho capito che sei una persona molto molto interessante, anche sensibile, una persona che fa anche del bene. Intanto è una bravissima food blogger, perché comunque divulga contenuti legati al suo settore, che è il settore culinario, della gastronomia siciliana. Insieme a suo marito si occupa della gestione di una famosissima gastronomia in Sicilia. Hai dei rapporti con delle associazioni, delle istituzioni locali che portano avanti la gastronomia siciliana. Però Teresa, vorrei che di questo ce ne parlassi tu. La prima domanda che ti faccio è: dove sei nata, in che contesto sei cresciuta e come sei diventata food blogger? Grazie. Allora, dove sono nata? Sono nata a Palermo. In che contesto sono cresciuta? Nel contesto in cui con mio nonno, con la sua 500, salivamo a Torretta. Chi è siciliano sa che è un posto con delle curve, insomma, con una 500 quando io ero piccola era un po' dura la strada, soltanto per prendere la pagnotta di pane fatto a legna che mio nonno e mia nonna poi tenevano in soggiorno nel cassetto della stanza da pranzo e avvolto in uno strofinaccio. Io mi ricordo ancora, se chiudo gli occhi, e grazie per avermi fatto ricordare questa bella cosa, l'odore del pane, e mio nonno ci metteva accanto dei datteri, dei fichi secchi, che era la nostra merenda. La domenica non era come adesso davanti alla TV, oppure noi come svago avevamo i videogiochi, no, ci mettevamo in macchina e andavamo alla ricerca di posti dove comprare delle cose fatte con le mani, quindi andavamo in... All'epoca non erano neanche così famose le masserie, andavamo in giro, andavamo fino a Messina, Siracusa, Catania e cercavamo sempre di comprare delle cose poi da mettere a tavola durante la settimana. Questo era il nostro svago. E io mi ricordo ancora il latte che prendevamo la mattina dal Vaccaro. Era una cosa meravigliosa. Tutto questo, poi, questo bagaglio di esperienze che ha formato anche il gusto personale, me lo sono ritrovato quando per caso entro in questa bottega e tutto nasce da lì. Poi alla fine il mio cambiamento radicale di stile di vita, quindi da vegetariana a una gourmet appassionata che vuole assaggiare sempre tutto, e incontro mio marito. Io lo conoscevo di fama perché lui già 30 anni fa era una persona, un riferimento per chi volesse acquistare prodotti straordinari, quelli che andavano nelle migliori tavole. Come si chiama tuo marito? Perché ovviamente marito non... si chiama, allora, l'anagrafe Angelo, e devo dire che è davvero un angelo. Poi in casa i miei suoceri lo chiamavano Gino e da lì adesso amichevolmente lo chiamiamo Gino. Io mi chiamo Armetta perché entro in negozio da mio marito, chiedo di assaggiare la ricotta e da lì me ne sono andata sposata e con una figlia. Mi hai chiesto come sono diventata food blogger? Infatti. Parecchi anni fa venne una fotografa che si chiama Silvia Crucitti a chiedermi di fare degli scatti per un'intervista. Da lì, non so come, lei mi convinse, mi disse: ma tu hai tanto da raccontare, ti devi mettere in gioco. E lei si è seduta accanto a me e mi ha insegnato ad andare online. Non mi sono mai fermata. Tu hai un bellissimo blog dove in pratica condividi delle piccole storie, una piccola linea verde, no? Locale. Vado dietro i grandi, non sono una comunicatrice patentata, sono una persona che usa molto l'istinto. Comunque il mestiere di comunicatore lo deve fare chi è patentato, cioè non si può lasciare al caso. Io ti ringrazio che tu pensi che io sia, diciamo, abbia delle qualità, però le qualità da sole non bastano. Sono d'accordissimo con quel che dici, perché molti imprenditori spesso si improvvisano. A volte anche tu un po' ti improvvisi, perché ovviamente non ti occupi di comunicazione come posso occuparmene io, però ho notato questa cosa, che la mentalità corretta, cioè il fatto comunque di avere anche una visione,
avere degli obiettivi abbastanza chiari ed essere comunque predisposti nel proprio modo di porsi per raggiungere questi obiettivi. Di solito i veri obiettivi, quelli più importanti, sono quelli morali, valoriali. Tu hai quegli obiettivi chiari da quel punto di vista? Il mio lavoro è fondamentalmente forse il mezzo per entrare nel cuore della gente e il mezzo per condividere la quotidianità della mia famiglia. E non a caso, e ti ringrazio che tu abbia ricordato il blog per cui io scrivo, racconto, il modo di lavorare che ho è quello di una mamma. E ti racconto un aneddoto: nessuno mi ha mai chiesto perché il blog ha quel nome. Tu hai curiosità di saperlo? Ovviamente sì. A un certo punto, quando dovevo mettere in rete questi racconti, dovevo avere un'etichetta, un nome, un titolo. E qua io sono grata tantissimo ad Arturo Morettino, che è molto vicino alla mia famiglia, il quale mi disse: tu sei riccia, sei affidabile come una mamma, il blog non può che chiamarsi Capricci di Mamma Teresa. E ti devo dire che mi ha portato tanta fortuna e mi ha fatto arrivare anche a delle mete che mai avrei potuto di pensare di raggiungere. Una cosa, se posso, prima di concludere, posso lanciare un messaggio ai giovani: non accontentatevi, non fermatevi davanti alla prima proposta in giacca e cravatta, andate oltre. Comunque ti aspetto a Palermo in bottega. Dopo questa presto. Intervista dico, una fornitura gratuita di ricotta a vita ci sta, no? Vabbè.